Bene, buongiorno e benvenuti alla mia conferenza. Io sono la professoressa Simia e sono una zoologa del Museo delle Scienze. Sono onorata di avervi qui per la mia conferenza che, come ben sapete, si intitola Gli animali si innamorano? Ma dai, io lo so che voi in realtà siete qui perché sperate che io possa darvi qualche consiglio per conquistare la persona di cui siete innamorati. Carini! Proprio parlando di innamoramento ed animali, è stato interessante leggere le ultime scoperte del Consortium in Evolutionary Primatology di New York. Questi ricercatori si sono interessati alla mente delle balene. Hanno cercato di capire il loro funzionamento. Le balene. Pare che le balene possano provare sentimenti e innamorarsi proprio come noi. Anzi, addirittura un po' di più. Le balene. Le balene, quando si incontrano, cantano. Il mare è la voce del mio cuore. Il mare è il profumo del mio amore. Il mare. Poi le balene soffrono. Dicevo, credo sia proprio l'ora della mia trasmissione preferita. Anatomia di un bacio. Il bacio consiste nel contatto tra le labbra di una persona verso una qualsiasi parte del corpo di un'altra persona. Durante questo contatto, le labbra della persona baciante aspirano leggermente dell'aria, creando il tipico rumore dello schiocco. Il bacio è un'azione tipica degli esseri umani. Il bacio è molto importante nel contatto tra due persone. Esso, infatti, è una dimostrazione di affetto. Generalmente i baci scambiati sulle guance o sulle labbra non hanno carica emotiva. Essa però si riscontra pienamente nel bacio in bocca. Il famosissimo bacio alla francese. Questo tipo di bacio ha una grandissima carica passionale.